volta mi devi portare quelli di primo taglio. E adesso sta arrivando Leo, però ho visto che tante persone sono arrivate. No, io mi aspettavo la preview, ma manco ci stavo pensando. Beh, l'aperitivo lo facciamo magari dopo. Stavo scherzando. Sì, si può anche. No, per una questione che Leonardo, che è il ragazzo che tiene l'organizzazione dell'aperitivo, eccetera, ha un attimo ritardato quei tempi per il lavoro, quindi sta arrivando. E quindi pensavo appunto di anticipare un attimino appunto la presentazione, poi se la gente viene appunto, come vedo che in maniera nutrita viene stasera, viene in corso anche d'opera, e quindi stasera siete ospiti e siamo anche contenti di avere come ospiti Giovanni Minerva, che è qui alla mia sinistra, beh, comunque è conosciuto ormai universalmente da tutti i presenti, quindi e Alessandro Golinelli, quindi io mi farò un attimo da parte. Io sono Alessandro Rizzo e diciamo coordino il gruppo cultura dell'associazione del circolo di cultura omosessuale Harvey Milk, e abbiamo appunto un calendario di iniziative da qui fino a giugno, ricco diciamo di appuntamenti, di presentazione di libri e anche di eventi anche tematici. E stasera appunto inauguriamo il 2014 con Negli occhi il cinema, nelle mani l'amore, quindi storia di Ottavio Mario Mai, scritto appunto da Giovanni Minerva. Poi siccome una graphic novel ha visto la partecipazione forte di Mattia Surroz, che stasera non può esserci perché ha un impegno lavorativo, è Elsie Perino, che è l'altra ragazza che ha dato un contributo. Prefazione di Angelo Pezzana e di Ivan Cotroneo. Quindi Angelo Pezzana l'avevamo già ospitato diverse volte qui al Milk, quindi è un nostro carissimo conoscente e simpatizzante, ed è una buona opera, diciamo, su cui appunto poter riflettere, meditare, oltre avere il piacere di vedere delle bellissime immagini, un disegno molto interessante. E, quindi io lascerei la parola ad Alessandro Golinelli, che introduce e appunto anima l'incontro in un confronto dibattito con Giovanni, che sicuramente lo rivedremo, anzi mi riprometto io, ma spero molti di voi, di rivederlo appunto, di andarlo a trovare quando ci sarà appunto il festival prossimo del cinema da Sodoma a Hollywood di Torino, ottimo festival del cinema LGBT di Torino, che ormai ha 29 anni, quindi inizierà 30 aprile 6 maggio, quindi invito tutti appunto a spostarsi su Torino. Io facilmente andrò perché mi piace la città, quindi appena c'è l'occasione vado, è una città che amo molto, e quindi chi vuole può appunto procedere. Vi ringrazio, dopo faremo passare anche un foglio per avere dei vostri contatti email, per poter essere aggiornati sulle nostre attività. Facciamo non solo cene, ma abbiamo diversi gruppi tematici e gruppi di attività, tra cui anche un gruppo dedicato al counselor, quindi alla accoglienza diciamo di persone, e anche un gruppo dedicato alle questioni di identità di genere. Facciamo anche cene ogni mese, però questo appunto quando avrete la possibilità di dare la vostra email, per chi volesse vi informeremo e vi informeremo delle nostre iniziative e attività. Vi ringrazio, lascio a voi. Questa è una storia a fumetti, una biografia molto tenera e molto semplice di Ottavio. Perché dico semplice? Non per ridurre il libro, che invece è assolutamente nello spirito di Ottavio, ma perché? Perché Ottavio, e anche questo, un punto di cuore, è un personaggio veramente molto denso. Ottavio era una persona che io non ho conosciuto personalmente, ma che ho conosciuto culturalmente. Perché? Perché è una persona che ha messo in Italia, principalmente a Torino, ma non solo a Torino, ma in Italia,
le radici di tante cose. Ottavio, insieme a Giovanni, ha detto, era un militante del fuori, quindi ha comunque cominciato la sua attività come militante politico, come una persona che chiedeva i diritti per tanto per cominciare la visibilità e i diritti per le persone GLBT. Ma era un artista, non solo era si dilettava nella poesia e nei racconti, ma soprattutto era un regista che in quegli anni, cioè i primi anni 80, soprattutto con la nascita del video, non il video che abbiamo oggi, che con una telecamerina HD si può riprendere con la qualità di telecamere che soltanto 20 anni fa costavano 100.000 euro, 100 milioni per avere la stessa qualità di una camerina HD di oggi, con dei mezzi di fortuna, ha cominciato a fare un cinema sperimentale in Italia su tematiche GLBT, facendo cortometraggi, anche producendo con degli sforzi, guardate, veramente notevoli per quell'epoca, dei lungometraggi, in un cinema militante, ma non solo, anche artistico, che è difficile poi trovare in Italia, non solo all'interno della comunità gay, ma anche, anzi all'interno della comunità gay ci sono soltanto Giovanni e Ottavio, ma anche al di fuori della comunità gay è molto difficile da trovare, perché era un cinema sperimentale, ma a differenza di un certo cinema, come dire, sperimentale ma non narrativo, o comunque tutto legato semplicemente alla forma, alla tecnica, all'estro artistico del regista, era un cinema che invece raccontava delle storie e delle storie forti, che altrimenti i mezzi di produzione mainstream, che poteva essere la televisione o anche il cinema stesso, non avrebbero mai raccontato. Quindi aveva cominciato non soltanto come attivista politico, ma anche come narratore di storie, attraverso la poesia, attraverso i suoi racconti e soprattutto attraverso il cinema, raccontando delle storie che comunque all'epoca non erano mai state narrate. C'è un per conoscerlo, naturalmente Giovanni qualche volta lo ha fatto, ha presentato i suoi film in una rassegna, non sono pochi, i suoi film in una rassegna, e ci sono storie che banali, se vogliamo, per noi, come quella di un battuage fra camionisti, ma che all'epoca nessuno aveva mai visto, cioè non venivano mai, non solo non venivano nemmeno raccontate a voce, ma figuriamoci se c'era un film in Italia che li raccontasse. È stato però poi anche, insieme a Giovanni naturalmente, sempre il fondatore del Festival del Cinema di Torino, che è un festival che è nato con l'esigenza di raccontare, di portare al pubblico torinese, ma non soltanto torinese, le storie, non soltanto che raccontava Giovanni o che raccontava Ottavio, ma le storie sull'ambiente omosessuale raccontate in quegli anni dal cinema, soprattutto, va detto, americano e un po' tedesco, un po' francese, ma comunque non c'era una grande produzione gay militante all'epoca. Per intenderci, noi abbiamo avuto dei registi anche in Italia che hanno parlato di omosessualità. Se voi prendete un film come Salò di Pierpaolo Pasolini, l'omosessualità naturalmente c'è, ma è un film tutt'altro che militante, anzi c'è una visione dell'omosessualità lì legata addirittura al sadismo e al torbido, alla vita di tutti i giorni, cioè era sempre qualcosa di nascosto, qualcosa che veniva espresso come una devianza comunque, no? Nel contesto di una performance sadica in questo caso, cioè quindi come stupro, non come atto d'amore. Mentre invece l'idea di portare sullo schermo l'omosessualità non soltanto come sessualità, innanzitutto non solo come sesso, ma anche come sentimenti,
e l'omosessualità come storia quotidiana, come storia, come elemento della vita di tutti i giorni, era proprio l'idea di Ottavio nei suoi film e l'idea di Ottavio Giovanni nel festival del cinema da Sodoma Hollywood di Torino. Questo libro racconta una storia che in qualche modo ha dell'incredibile, perché a volte ci si chiede come fa una persona che viene da un certo ambiente, no? A volte si dice, in certi mondi, in certe situazioni sei condannato a vivere una vita di infelicità, a una vita di senza cultura, senza... E invece una persona che viene da una famiglia molto povera della periferia romana, perché certamente i genitori di Ottavio ricchi non erano, che addirittura ha passato molti anni in collegio, che è stato costretto a lavorare fin da ragazzo, che è dovuto andare a fare l'operaio in Germania, che ha dovuto comunque lavorare, invece poi ne è venuto fuori un intellettuale importante per la storia della cultura italiana, non soltanto per la storia della cultura omosessuale, perché è una figura della storia dell'Italia. E questi due libri, appunto, ne parlano in due modi completamente diversi. Io trovo che negli occhi il cinema e nelle mani l'amore abbia due pregi al di fuori del fatto che è disegnato benissimo. Io non me ne intendo, ma si vede proprio a occhio, insomma, che è disegnato da un'ottima penna. Ha due pregi. Quello di mostrare il lato, come dire, tenero di questo personaggio, il suo spirito bambino, no? Il suo essere rimasto un fanciullo. Io mi sono trovato, ho avuto la fortuna anni fa insieme a Giovanni di fare un documentario che ricostruisse proprio la vita e la carriera di Ottavio attraverso i suoi film, attraverso il festival, attraverso quello che ha fatto, attraverso le interviste a personaggi che l'hanno conosciuto, amici, e anche cercando di ricostruire il contesto storico di quegli anni, che non era affatto quello di oggi, era un contesto molto difficile. Vi faccio un esempio: di solito nei documentari si mettono delle immagini, no? Si mettono delle immagini di cose che riguardano un'epoca sull'omosessualità. Bene, noi non avevamo niente, avevamo quattro immagini di una partita di calcio, e per riuscire a tirar fuori qualcosa, non si parla del 1620, si parla del 1980-90, per riuscire ad avere qualcosa di immagine su quegli anni che parlasse dell'omosessualità, ci si è prestato Leo Gullotta, che si è messo lì e ha letto qualche pezzo di giornale che si riusciva a rintracciare, che parlava di questo argomento, perché altrimenti non c'era nulla, no? La televisione non la nominava nemmeno la parola omosessualità, non c'erano omosessuali pubblici come poi è avvenuto negli anni 90 e adesso anche in maniera eccessiva per certi aspetti. Quindi quando ho fatto questo documentario io avevo notato un aspetto fra i vari culturali di Ottavio. Quello culturale principale era l'idea che lui volesse riempire un vuoto, no? Io il vuoto in sala, dico io, cioè lui ha creato, ha preso un cinema, metaforicamente un grande cinema, in cui sullo schermo i gay non c'erano, e quindi non avevano anche i posti dei gay al cinema erano vuoti, perché il pubblico gay non aveva né film né posti in sala, perché non aveva nulla che li potesse interessare. Bene, Ottavio ha riempito questo cinema sia con i contenuti sullo schermo, perché ha portato dei film suoi e film e Giovanni, e il festival stesso continua da anni a portare film in Italia che se altrimenti non potremmo mai vedere, non avremmo mai visto. Festival
nei primi anni c'erano personaggi come Greg Araki, Caspar Sant, ospiti del festival, quindi negli anni 90, quando non li conosceva nessuno, sono stati presentati dal film di Genet, Ocean d'Amour, a film, mi ricordo, adesso nei primi anni non c'ero, ma mi ricordo che i film di Nuri Buzid, cioè erano tutte cose che in Italia non sarebbero mai state viste, Kenneth Anger, non sarebbero mai state viste altrimenti, non si potevano nemmeno quasi trovare, cioè potevi, forse la Babele, c'era qualche videocassetta di qualcuno, ma la Babele è quella vecchia, quella che era vicino alla stazione centrale, c'era qualche videocassetta di Kenneth Anger, o forse c'era qualcosa, c'era Sebastiano di Derek Jarman, ma erano quelli più o meno le immagini gay che si potevano vedere all'epoca. Ebbene, invece lui ha riempito lo schermo di film e di contenuti a tematica LGBT e in questo modo ha riempito anche le sale del cinema di Torino, del Cinema del Festival di Torino. Il festival, non so se voi lo sapete, dura una settimana, ha tre sale a disposizione, è diventato il numero uno in Europa come numero di spettatori ed è il secondo al mondo, quindi non è proprio una cosina da niente, cioè non è un festivalino, non è una rassegna di 10 film, sono adesso abbiamo ridotto, ma quanti sono più o meno? 200, no, l'anno scorso quanti erano? 130, vabbè, 130 film, abbiamo un po' ridotto, ecco. Quindi 130 film a tematica LGBT in una settimana, con anche della gente che si picchia per entrare. L'anno scorso è successo un paio di volte, perché purtroppo poi più di tanti posti invece ormai non ci sono più. Quindi questo è il personaggio. Giovanni, naturalmente, se Ottavio ha messo delle radici, naturalmente Giovanni ha fatto crescere l'albero. Giovanni è l'albero e in qualche modo ha continuato in questo con il festival. Il festival poi appunto è diventato grande, ci sono a pari rami in questo festival. Io sono uno di quelli perché, oltre a fare lo scrittore, collaboro con Giovanni da tantissimi anni personalmente e da 4 anni anche direttamente in maniera proprio ufficiale anche con il festival, anche se in realtà ci ho collaborato in vari modi anche precedentemente, perché ci ho portato dei miei film, ho girato dei documentari per il festival, abbiamo fatto delle cose assieme, quindi sono tanti anni che sono 20, dal 92, dal 93, quindi l'anno scorso erano 20 anni che in qualche modo andavo al Festival del Cinema di Torino, e chi non ci va si perde veramente una grande settimana di cultura, in cui si respira un'aria che non è l'aria del locale gay, è l'aria di un mondo in cui ci sono un sacco di persone, fra l'altro vi garantisco non tutte gay, anzi il pubblico non è soltanto gay e neanche chi ci lavora è soltanto gay, che però fanno cultura, perché si parla di libri, si parla di cinema, si parla di tante cose, fanno cultura LGBT sui diritti, sui temi che possono essere vari, naturalmente quelli di tematica LGBT. Allora, questo libro nasce però come un atto d'amore da parte di Giovanni e non soltanto di Giovanni nei confronti di Ottavio, perché Ottavio è stato il partner di Giovanni. Cos'altro dire? È un personaggio che va conosciuto. Parlare di un regista senza poter mostrare i suoi film è un po' triste, così come di un pittore senza poter mostrare i suoi quadri, in qualche modo. Però bisogna che la comunità LGBT abbia anche la capacità di riflettere, a un certo punto, sulle persone che ne hanno fatto la storia e che sono importanti, che hanno lottato, e che ci hanno anche sempre invitato a continuare a lottare. Io quando abbiamo fatto il documentario sulla vita di Ottavio, il documentario purtroppo si chiude con la morte di Ottavio, perché Ottavio è scomparso, però dopo i titoli di coda io avevo trovato un piccolo pezzo che aveva registrato Ottavio così su una cassetta, in cui diceva
aux enfants, andiamo avanti, continuiamo a lottare, facciamo la rivoluzione, perché il mondo non è ancora cambiato e purtroppo è una profezia che dobbiamo continuare a portare avanti, e quindi continuiamo a fare la rivoluzione, dobbiamo continuare a fare la rivoluzione, e per farla bisogna anche ricordare e apprendere la lezione di chi ci ha preceduto, magari facendo anche degli errori, per carità del cielo, ma sicuramente facendo anche cose che è bene che noi continuiamo a fare. Soprattutto ci hanno messo l'anima, il cuore, cosa che adesso è molto difficile da trovare. Quindi veramente in punta di cuore, dice Ottavio Mario Mai, ma con tutto il cuore, direi io, per Ottavio. Adesso tocca a lui raccontarci invece, no, adesso faccio io un paio di domande. Innanzitutto Giovanni, tu sei una persona che ha diviso con lui anche il privato, naturalmente, però prima di parlarci del privato, raccontaci tu invece com'era il suo carattere pubblico, cioè che cosa ha dovuto metterci di energia Ottavio per arrivare dove è arrivato, perché bisogna metterci energia per fare certe cose. Ma l'energia lui ce l'aveva, forse troppa. Diciamo che in qualche modo la spinta finale è stata mia. Perché? Perché noi andavamo al cinema, ovviamente andavamo quando c'era per caso qualche film dove si trattava il tema, andavamo a vederlo perché comunque ci piaceva il cinema, andavamo al cinema. Ovviamente tutte le volte succedeva che il personaggio, i personaggi erano rappresentati in modo che non ci piacevano. Allora, usciti dal cinema, la solita discussione, ma questi come fanno a fare questi film, come fanno? E io gli dicevo sempre, vabbè, ma tu come fai a dire sempre le stesse cose? Comprati la telecamera e fateli da soli i film che ti piacciono. Alla millesima volta l'ha fatto. L'indomani mattina è andato a comprarsi la telecamera e abbiamo cominciato il nostro lavoro. E il suo carattere era quello, cioè lui non era mai contento, ovviamente erano in pochi ad essere contenti di quella che era la realtà in quegli anni, fine anni 70, inizio anni 80. Quindi tutto parte da quello, era un insoddisfatto di quello che aveva intorno, di quello che riusciva a percepire, a cominciare, posso dirlo ancora adesso, dal movimento gay stesso, che comunque siamo sempre lì a cercare di capire cosa può succedere, cosa qualcuno può darci, soprattutto in questi anni aspettiamo sempre che qualcuno ci dia, e tutto continua a sfilacciarsi, ma questo per colpa del movimento stesso, ma nello stesso tempo bisogna dire per colpa della politica stessa, che non si prende nessuna responsabilità. Però ti chiedo, è vero che il movimento gay in qualche modo delude sempre un po' tutti, però è anche vero che senza probabilmente quel movimento torinese, perché poi il fuori era torinese, probabilmente questo festival non c'è. Il festival è a Torino anche perché c'è un contesto storico in qualche modo che è nato. Raccontacelo un po' più, che c'era in questo contesto, c'eri tu, c'era Pezzana, chi c'era, che cos'era? No, il festival parte anche per motivo di disaccordo col movimento gay. Perché? Perché appunto non c'era, non arrivava in Italia cinema che ci poteva rappresentare, però i film c'erano, e questo, di questo ce ne siamo accorti subito dopo con il nostro primo film, andando in giro per i festival in Europa.
Allora, noi nel fuori eravamo le pecore nere, soprattutto perché a noi interessava il cinema, interessava la parte culturale del movimento. A un certo punto siamo diventati, come dire, non ci stava più bene starci dentro. Abbiamo fatto insieme al fuori la prima rassegna di cinema gay al cinema artisti, questo nell'82, e poi abbiamo collaborato con la IACE. C'era stata una possibilità importante insieme all'Arci, questo quando ancora l'Arci gay non esisteva, però c'era già Don Marco Bisceglie, c'era stato un aggancio con l'Arci per fare qualcosa di più importante rispetto al cinema. Il fuori ci bloccò e noi siamo usciti dal fuori. In quegli anni la prima coppia gay in televisione siamo stati noi. Successe un casino della Madonna da parte della Chiesa, da parte della politica, ma è successo un casino per una semplice frase, e cioè noi eravamo in una trasmissione il primo metà pomeriggio su Rai 2. Chi la teneva? Sandra Milo. Ah, Sandra. La trasmissione era L'amore è una cosa meravigliosa. E lei invitava gli innamorati. Noi siamo andati lì. La trasmissione funzionava che oltre all'intervista agli intervistati, lei faceva vedere pezzi di storia della vita delle persone. In questi casi faceva vedere delle foto. Una delle foto che loro come trasmissione avevano scelto, perché noi gli abbiamo mandato un pacco di foto, avevano scelto quelle foto. Una delle trasmissioni delle foto era di una manifestazione che noi avevamo fatto, noi insieme al fuori, avevamo fatto a Torino davanti all'arcivescovado il giorno dopo che il Papa Wojtyla a San Francisco disse che i gay sono qualcosa, una delle solite, e noi abbiamo fatto il giorno dopo la manifestazione davanti all'arcivescovado. Quindi, però scusate, i Pride del 2000 a Wojtyla, va bene. I fotografi dei giornali ci hanno fatto le foto e sono uscite queste foto, ovviamente. Loro hanno scelto questa foto e lì Sandra Milo, qui dove siete? Qui siamo davanti all'arcivescovado, alla manifestazione il giorno dopo che finita la trasmissione è sparita lei, non ci fate neanche salutare, non abbiamo capito perché. Siamo arrivati all'aeroporto, allora non c'erano i telefonini, abbiamo telefonato a una nostra amica giornalista della Stampa per chiedere com'era andata, visto che lei ci vedeva, com'è andata, come ci hai visto, dove siete, perché qui è successo un casino, come se tutti, è uscita Nanza, la Chiesa ha fatto già un comunicato di protesta perché noi avevamo detto, utilizzato la parola una manifestazione contro il Papa quando aveva detto questo. Stava per saltare la trasmissione di Sandra Milo, se non ricordo male ha saltato una puntata per quel motivo lì. Beh, era l'amica di Craxi, quindi gliel'hanno tagliata, insomma, se non fosse stata l'amica di Craxi gliela tagliavano, molto amica. Quindi già allora, poi Costanzo, ma Costanzo è stato per tanti motivi molto vicino a noi, ad Alessandro stesso. Sì, questo, tutti i torti ce li puoi avere, ma
per la comunità gay ha fatto più Costanzo che tutta la resta della televisione italiana messa insieme, e su questo va detto, soprattutto perché è vero che invitava sempre a te, ha invitato Aldo Busi prima di me, ha invitato Aldo Busi, ha dato molto spazio ad Aldo Busi, Vladimir Lussuria dopo di me ha dato spazio, per esempio, anche a Marco Aldi, vi ricordate? Stefano Marco Aldi, che era il presidente dell'ASA, ha dato spazio ai malati di AIDS per la prima volta, li ha fatti vedere in televisione i sieropositivi. Quindi, voglio dire, l'ha fatto togliendoli dallo stereotipo, perché non è che il gay non fosse al cinema o non fosse in televisione, ma era o un delinquente o una macchietta, cioè o era il torbido, cattivo, sadico di Salò, di Pasolini, perché tutti esaltano Pasolini, ma per il gay non ha fatto un cazzo. Però Costanzo, nella trasmissione, mise insieme il torbido, cioè sì, del noce, e noi. Del noce, e poi c'era il comico, il buffo, no? La macchietta. Anche Totò fa una in un film di Totò fa un gay. Non lo so, è una piccola cosa, è un film episodi, ma c'è un film in cui Totò, e lo fa benissimo fra l'altro, vi dico la verità, fa anche ridere quella scena, perché, però lui fa il gay che fa macchietta e oltre a essere una macchietta è anche uno stronzo, cioè nel senso che alla fine poi il film è un film, un episodio di un film molto cinico in cui Totò, cioè un assassino di ragazzini poi in realtà, no, perché gay e pedofili sono stati accoppiati per moltissimo tempo, insomma, no? Ancora adesso in Vaticano soprattutto. Adesso Giovannati. Adesso si raccontano quei tempi, perché sono momenti. Perché siamo vecchi. No, ma non perché siamo vecchi, perché io non c'ero, cioè, ero appena nato quasi all'epoca. Non è questione di non essere vecchi, ma anche perché erano tempi, nonostante tutto, che hanno portato dei grossi cambiamenti in Italia, cioè i grandi cambiamenti in Italia sono avvenuti fra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 2000, dopodiché si è fermato tutto, cioè dal Gay Pride del 2000 i cambiamenti che ci sono stati sono cambiamenti legati più che altro alle tecnologie, cioè al fatto che appunto è arrivato internet, è arrivato Facebook e comunque è arrivata la televisione americana, perché poi in realtà i prodotti che noi vediamo in televisione gay il 90% dei casi sono americani. Poi c'è stato qualcosa, ad esempio quella cosa di Lando Buzzanca, che tra l'altro non era affatto male. C'è stata una cosa girata dal tuo amico, perché è un suo amico davvero. Girata a tre cocce, no, quella cosa. No, quella di Nino Banfi, era carina, eh. Però prima. Non era lanciata a precoce, uno dei primi film fatti. No, in televisione gay. Come no? Non me lo ricordo quello. Lanciata a precoce. È il primo film gay. Però comunque ci sono state poche cose italiane in realtà, mentre invece tu vedi sitcom, a parte Will e Grace, che però è di tanti anni fa, però ci sono sitcom americane piene di personaggi gay, anzi ci sono ormai il personaggio gay è quasi di ruolo, cioè non c'è bisogno, non sono a tematica gay, ma ci sono dei personaggi dichiaratamente gay, pensate a Glee, non so se qualcuno di voi ha mai visto Glee. Anche Dynasty c'era la personaggio all'inizio, poi dopo l'hanno fatto diventare etero il figlio. Dopo ha cambiato anche l'attore, perché l'ha ammazzato l'attore, poi è tornato con una plastica facciale e oltre a essere era anche etero. Prima era gay, poi è scomparso, è morto, è risorto etero, un'altra faccia molto brutta. Sì, risorto etero. Sapete che delle serie, no? Muore l'attore, poi il pubblico il telefono dice che cazzo avete fatto? Io spengo, dobbiamo trovare un modo per. E quindi per farlo risorgere gli fa la pastica facciale perché un attore non vuole più la parte. Ma tu prima hai citato chi? L'attore come si chiama? Lino Banfi? No. Buzzanca? Buzzanca. Quel telefilm mio sì. Figlio importante è stato anche un cambiamento suo. Sì, sì, sì. Perché 20 anni, 15 anni prima. Meno. Nel 94 il mio primo film senza Ottavio, Orfeo il giorno dopo, andò a Venezia. Era un cortometraggio e a Venezia l'avevano accoppiato a un lungometraggio italiano dove Lando Buzzanca era uno degli attori, insieme a Paola Pitagora. Ovviamente al Festival di Venezia ti mettono seduti gli ospiti dei film presenti tutti insieme.
Lando Buzzanca, Paola Pitagora, io, e c'era Damiano e qualche produttore del film, l'altro. Il cortometraggio lo fanno passare prima. In attesa del film, si chiacchierava lì, Lando Buzzanca ebbe la felice idea di dire ad alta voce a Paola Pitagora: ah già, potevamo stare 10 minuti di più fuori, tanto adesso c'è un corto di Froci. Non sapendo che lui non era a fianco. Che io era ma Paola Pitagora gli ha dato quasi una sberla. Poi qualche anno dopo lui ha fatto questo personaggio, credo uno dei personaggi più importanti rispetto ai telefilm per la RAI, che si chiamava Mio figlio, dove lui faceva il padre di un ragazzo. Quindi, tra l'altro prendendosi anche un sacco di critiche e addosso e, sì. e rispondendo a... può essere che quella sberla sia servita. e rispondendo a dovere, cioè nel senso... aveva anche preso delle posizioni abbastanza nette sui giornali, insomma, quindi, ma per dire quanto sia importante per la comunità gay la visibilità, cioè la visibilità era tutto in certi anni, in alcuni anni, era inutile andare a rivendicare i diritti dei gay se poi la gente diceva sì, ok, ma se i gay non esistono, no? Io sono andato nel 2000, a giugno del 2000, a Reggio Calabria, invitato da un'associazione culturale di Reggio Calabria molto grande a presentare un mio libro che si chiama Come Ombre. Sono stato 3 giorni a Reggio Calabria perché questa associazione mi aveva fatto fare 2 o 3 incontri con le persone. A Reggio Calabria, un'altra un po' più lontana, non mi ricordo nemmeno. Incontri, vi garantisco, partecipatissimi, c'era una marea di gente a queste cose. Al sud, aspetta. Facciamo questi incontri, io sono un autore a tematica LGBT e non, ma assolutamente gay dichiarato, quindi voglio dire, si parlava anche di questi temi, di omosessualità, nei miei libri, soprattutto Come Ombre di omosessualità, ce n'era tanta, perché c'era tutta la scena gay milanese e quindi degli anni 90, quindi di omosessualità ce n'era tanta, perché di scena gay milanese negli anni 90, lo sapete, era bella presente, insomma i locali ci fossero a quell'epoca, cioè, sicuramente qui adesso forse il doppio. E a un certo punto, l'ultima sera, dopo l'ennesima conferenza, mi portano a cena insieme ai membri dell'associazione a Reggio Calabria. E il presidente dell'associazione, discutendo così, dice: eh sì, ma poi sai, qua in Calabria l'omosessualità non esiste. Cioè, allora, il problema è 2000, giugno del 2000, non 4000 anni fa. Il problema qual è? Il problema è che non erano neanche stupidi, cioè non erano delle persone, non è che me l'ha detto la portinaia, no, del garage dove ho messo la macchina, me l'ha detto il presidente di una sezione culturale liberale e illuminata che ha invitato un autore dichiaratamente gay a fare delle conferenze dicendoti l'omosessualità non esiste. Quindi il problema della visibilità era il problema principe. Noi dovevamo far capire alla gente che i gay non erano soltanto 2 parrucchiere e 4 infermieri, ma c'erano i pompieri gay, i poliziotti gay, gli avvocati gay, i medici gay, gli operai gay, i macellai gay e gli ultras delle squadre di calcio gay. Cioè voglio dire che non era una cosa... Ci sono sia del Milan che dell'Inter, ma ci sono. Il mio tenente dei paracadutisti. I paracadutisti, vabbè, quelli voi, vabbè, i militari gay, cioè, i poliziotti gay, cioè c'era che il gay non era soltanto la macchietta, no? Sculettante o il travestito con cui il 90% dei maschi italiani andava a tradire la moglie. Oltre la trans brasiliana c'era qualcosa di più, cioè che eravamo tanti e che eravamo persone normali, no? Questo era la visibilità, era quella.
cinema militante gay non è il cinema che ti fa vedere un omosessuale, ma è il cinema che ti fa vedere una persona normale che è anche omosessuale, che ti racconta delle storie d'amore, che ti racconta delle storie di qualsiasi argomento. Due anni fa è stato premiato al Festival del Cinema di Torino un film brasiliano che raccontava la storia del passaggio dalla dittatura alla democrazia. Era un film pieno di storie gay, perché il Brasile è un paese dove la comunità gay è molto forte, molto aperta e molto consistente e molto influente anche dal... Qui, però era un film sulla storia del Brasile, no? Ti ricordi, Damiano? Quindi non era un film nato per raccontare le storie dei gay, era un film nato per raccontare il passaggio dalla dittatura alla democrazia in Brasile. È questo che mancava in Italia, e purtroppo manca anche oggi, perché sono molto pochi i film a tematica omosessuale, se si toglie qualcosa di Ferzen Ortspetek o altre cose di bassissima qualità, insomma, poi purtroppo, ecco, perché questo, però la bassissima qualità vale per tutto il cinema italiano, quindi sono a livello del cinema italiano. Tornando a Ottavio, c'era anche un aspetto che poi era quello non soltanto di far vedere le cose, diciamo, ma anche di c'era anche un aspetto ludico in tutto questo, c'era anche un gran divertimento poi nel fare queste cose, non era era una visione dell'omosessualità allegra, finalmente, capito? E anche questo, in questo è stato pioniere, cioè l'idea di non far vedere l'omosessualità come soltanto una condizione di minorità e di dolore, ma farla vedere come una condizione di soddisfazione, di divertimento, di gioia d'amare, di gioia di vivere, di gioia di fare delle cose. Di? Quotidianità. Sì, di quotidianità, ma di quotidianità positiva, cioè come un aspetto positivo della quotidianità e non negativo della quotidianità. Guardate che questo in Italia è rarissimo, perché anche in molti film a tematica il gay è sempre triste, e se alla fine non si suicida è perché così, però insomma, perché gli danno delle pillole, ma alla fine cioè, c'è questo problema. Il problema è che c'è un problema di accettazione, però alla fine uno poi si accetta, no? Cioè non è che lei menape tutta la vita, no. Finché sei un adolescente va anche bene, ma a 50 anni continua a menarsela un po' troppo, sì. Soprattutto ci può essere anche chi lo fa ed è liberissimo di farlo, per carità del cielo, però non puoi rappresentare solo quello. Invece se volete fare voi delle domande, secondo me è più interessante, anche a Giovanni. Ma io volevo continuare questo discorso rientrando nel tema. Secondo me il bullismo è un problema, ma noi come comunità gay abbiamo problemi peggiori riguardo ad esempio il fatto che non abbiamo più un'identità culturale e non abbiamo più dei pionieri come sono stati Giovanni e tanti altri che in quegli anni hanno creato delle cose che adesso non ci sono più, cioè adesso viviamo di rendita a livello culturale di quello che è stato creato 20 anni fa. Quindi non abbiamo i gay si sono appiattiti sulla loro attività sessuale, ma non hanno più delle iniziative che li contraddistingano culturalmente, come era stato il Festival di Torino, ad esempio. Ma l'appiattimento culturale è un fenomeno generale in Italia, quello del movimento LGBT entra dentro l'appiattimento. Quindi quello, secondo me è al nostro interno che abbiamo dei grossi problemi, oltre che all'esterno. Io sono d'accordo con tutte e due fino a un certo punto, nel senso che è vero quello che dice lui, senza dubbio. È anche vero che in un mondo in cui comunque la necessità di pionieri nel cinema non ne è più, non possono esserci. Cioè è chiaro che il Festival di Torino c'è. È un'istituzione che c'è da 29 anni, c'è un festival a Milano, ci sono delle iniziative, c'è un festival del cinema a Palermo, lo sai benissimo anche tu, c'è un festival a Cagliari, c'è un festival a Firenze, ci sono tre festival, un due lesbici e uno gay, transgender a Bologna. Quindi è chiaro che il pioniere in queste cose
Il pioniere in queste cose non ci può più essere, perché non c'è più niente da pionierizzare, non so se si può ma dire. Il pioniere vede delle cose che non ci sono ancora. Ma ormai c'è tutto. Ma io non credo, secondo me, se vent'anni fa pensavano così, non sarebbe nato il però, non sarebbe nata la libreria di sportivi. Però non si può sempre dire che siccome non c'è niente di nuovo, allora sono tutti stupidi. Forse adesso pecchiamo che ci accontentiamo. Loro non si accontentavano del cinema che andavano a vedere, hanno avuto qualcosa di più. Ho capito, ragazzi, ma però che te, abbiamo già tutto, quindi però insomma roba buona c'è. Ecco, non si può pensare che sia tutto brutto. C'è una produzione di cinema a tematica GLBT, noi mandiamo in onda 130 film, ma ne vediamo 600, Sì, il cinema va bene, anche di più. Però la televisione italiana, forse siamo veramente ai La televisione italiana fa schifo, ma fa schifo in generale. Forse vuol dire, forse quello che vuol dire ci vuole, ma la televisione ci vuole i soldi, non è che ci vuole coraggio, la televisione ci vuole i soldi, ragazzi, non è che io cioè il cinema tu te lo fai e te lo proietti al cinema, ma io non posso andare in televisione e proporgli, ti dicono di no, appunto, le televisioni sono in mano alla Rai, a Murdoch e a Berlusconi e su tre grossi pacchetti Murdoch di roba gay ce n'è quanta ne volete, anzi è difficile trovare una cosa che non ce l'abbia una roba gay, perché voglio dire se volete vi faccio un elenco delle cose che vanno in onda, ma sono una marea, ma c'è un personaggio gay anche in vari telefilm, in vari sitcom, negli sceneggiati, ci sono i poliziotti gay, quindi è tutto un insieme di geni. Magari c'è uno sceneggiato normalissimo e il poliziotto, la mamma è ha due mamme, capite? La Rai sui gli altri canali compra delle cose dall'estero. Meno male. Quindi. E quindi è già interessante. Sulla retratezza culturale del movimento gay, che io cosa di, per cui io non sono invece d'accordo, perché se vai a vedere, voglio dire, il premio Strega l'ha vinto Walter City, che è uno scrittore gay, anche se il libro non è un libro a tematica LGBT, voglio dire, quindi non è assolutamente, non credo che sia questo il problema, anzi, il problema semmai è che molta parte, me compreso, del movimento gay e gli scrittori si sono rotti le balle di parlare di omosessualità. Ma non perché si sono rotti le balle di parlare, perché a un certo punto alcune cose le dici, punto. Cioè non è che le puoi ripetere all'infinito. Se la gente non le ha capite, basta dopo un po'. Cioè ti viene a voglia di dire, va bene ragazzi, ma non avete capito che ci sono i gay? No, non avete ancora capito. Ve l'ho detto una volta, poi dopo uno si ripete, no? Vuol fare anche due anni fa, a Torino, partì una manifestazione che è durata e sta durando ancora, che si chiamava Vorrei ma non posso. Cioè vorrei sposarmi ma non posso. Dove siamo? Che dovrebbe essere sposato. E gli organizzatori, l'associazione Cuore, uno di loro, un giovane filmmaker, decise di fare un documentario su questo momento. E andarono a intervistare vari esponenti politici. Mi fermo su uno di questi esponenti politici perché rispetto al discorso che hai fatto tu prima, Bersani disse in questa intervista: fate come hanno fatto le donne, un passo dopo l'altro, perché tutto insieme. Allora, cosa vuol dire? Nel 2012, perché questa è un'intervista del 2012 o 2013, già ancora, che il movimento omosessuale doveva incominciare a fare un passo alla volta come se non avesse fatto nient'altro. Evidentemente lui pensava a se stesso che non ha fatto niente e continua a non a fare niente. Prende il mio fidanzato che si è perso qua davanti. Sono le 8. No, mettiamo noi con le domande. Sì, ma lo devo andare a prendere, non posso stare a tenere lui davanti. Sono le 8 e 10. Non è che. Ma certo, lo posso prendere. Sono le 8, quindi faccio. Vabbè, saluta a me. Sì, no, torno, Torno. Saluta qua per la telecamera. No, voi no, voi concludiamo. Continuate a chiacchierare, okay. E poi c'è l'aperitivo. Grazie. Faccio un attimo perché mi scoccio a farlo stare. Sì, va a salutare.
Il problema sapete ragazzi, io non posso fare il moderatore a no, lui perché... no, tu non devi fare nessuno. Nessuno te l'ha chiesto. No, 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 mi sembrava che era una battuta. Il provocatore. Nessuno l'ha chiesto. Il provocatore. Ritorniamo anche, cioè, poi vabbè, abbiamo sviluppato giustamente dei temi interessanti. Ma certo, cinema. Se c'è qualche domanda da fare, gliela facciamo fare. Se c'è qualcosa da aggiungere, Alessandro, lo facciamo aggiungere. Sì. Se no, prendiamo l'aperitivo. Se volete interrompere, prendere l'aperitivo, discutere. No, io voglio fare una domanda, anche se voglio dire, conosco così bene Giovanni, che insomma, molte cose ce le siamo anche. Beh, piuttosto bene, ma io lo conosco più di quanto conosco te, perché nel senso che lui è una persona che poi mi stima molto anche a livello intellettuale. E cioè, su Ottavio, no? Visto che insomma poi abbiamo deviato un po', però il tema della serata è questo. Tu pensi che al di là dei temi sull'omosessualità e che voglio dire sono diventati anche dei temi politici per voi, no? Fortemente. Ma sul resto, no? Cioè sugli altri temi c'era anche questa passione o comunque questa, diciamo, questa lotta vi assorbiva? Innanzitutto lui parte da Roma e va a fare il metalmeccanico alla Volkswagen a Düsseldorf. Per sopravvivere si tinge i capelli biondi, si finge tedesco, eccetera. Torna in Italia, la Fiat, scappa dalla Fiat, va a fare metalmeccanico in un'altra azienda di metalmeccanica. Ma ad esempio i nostri lavori, i nostri film, non sono tutti a tematica. Noi abbiamo fatto una decina di lavori, forse non tutti per la RAI, ma 5-6 lavori per la RAI, che non c'entra niente il problema dell'omosessualità, poi ci mettevamo dentro qualcosa che ti facesse ricordare, ma gli anziani, i bambini, la politica, lui era incazzatissimo con la sua politica, cioè, già i tempi, già i tempi che furono, quindi lui era un appassionato, indipendentemente dal discorso della tematica. Ovviamente la nostra storia era vissuta. Allora lui, per dirti, non era pubblico, come si era dichiarato con i suoi, ma finiva lì. E con molti problemi anche all'interno della sua famiglia, solo con due fratelli aveva un certo tipo di rapporto, altri l'avevano escluso praticamente. E l'incontro con me è partito subito un discorso diverso, cioè io quando io ho incontrato Ottavio nel 77 io già ero da qualche anno nel fuori. Mi ero già sposato, separato, è arrivato al fuori nel giro di 5 anni e lui mi ha seguito subito perché aveva bisogno anche lui di un qualcosa, di venire fuori, è quello che era necessario in quel momento e l'ha fatto subito, l'abbiamo fatto subito, come io ho fatto qualche anno prima con la mia famiglia pubblicamente e quindi ci siamo incontrati e abbiamo cominciato a essere personaggi pubblici, già con il fuori, poi quindi con il festival, il nostro cinema, eccetera. Ma voglio dire, la nostra vita non era solo quella, per rispondere alla tua domanda. La nostra vita era, anzi, ad esempio, d'estate, se una volta si usava andare molto nei luoghi prettamente gay, noi andavamo in campagna, andavamo da mia madre piuttosto che da sua cognata e stavamo abbastanza fuori dall'ambiente, ma non perché non ci interessava, ma perché ci interessava anche altro, per rispondere a te. Lui aveva
pessimo rapporto con alcuni dei miei nipoti e con alcuni dei suoi. E questo è un caso dei lavori per la RAI sul Meridione, sui giornali a Torino, sui giovani alla ricerca del lavoro, questo già nell'80, quindi interessi enormi. Ma la scelta del cinema invece, come arte visiva eccetera, rispetto ad altre arti visive, è legata a questa provocazione di cui tu parli? O c'era già una passione? Perché tu dici, no, quando andavamo a vedere i film, cioè c'era la passione del cinema, lui in senso, appunto, una delle sue professioni, chiamiamole così, era quello che da ragazzo andava a vendere i gelati nei cinema, quando si usava questo. Infatti uno degli interventi che c'è sul libro dei racconti, Alberto Barbera racconta delle cose che conosceva di Ottavio, cioè lui diceva sempre: io ho visto forse mille volte la ciociara andando a vendere i gelati, e mi vedevo il film, ho visto mille volte la ciociara, per dire uno dei tanti film. Quindi la passione per il cinema era anche una passione per il cinema in generale, rispetto, è ovvio. Poi appunto lui ha fatto solo all'università un esame di cinema, ma anche quello, tutto quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto tutto da autodidatta. Però dopo il primo lavoro da autodidatta, il nostro primo lavoro si chiamava Dalla vita di Piero, dopo un anno la RAI ci ha chiesto di fare il remake di quella roba lì, che durava, cioè il nostro durava un'ora, noi abbiamo dovuto confezionare mezz'ora con la stessa storia, che poi era la mia storia, perché appunto noi partivamo sempre per raccontare le storie che conoscevamo, non si andava ad inventare, non ce n'era bisogno. Volevo solo dire che sul tavolo lì ci sono non solo la graphic novel oggetto di stasera, ma anche il libro precedente con in mano. Lì ci sono i racconti, per esempio i racconti che ci sono lì, credo di ricordare bene, solo uno è a tematica, che si chiama La Salmaglia. Gli altri li ha già letti. Sì, no, gli altri hanno vari temi, varie tematiche. Per esempio quando è mancato Ottavio, chi non lo sapesse, Ottavio è mancato, si è suicidato. E all'epoca l'Unità mi chiese, l'Unità è il giornale, sì, mi chiese se c'era qualcosa di scritto da poter pubblicare, e io gli feci leggere alcuni di questi racconti che erano lì, non erano stati ancora pubblicati ovviamente, e l'Unità Enrico, non mi ricordo come si chiamava il giornalista, che comunque era nella direzione del PC a suo tempo, scelse Combinazione, forse l'ha scelto senza Combinazione, un racconto che si chiamava L'albero suicida, molto bello, che credo che sia stato scritto in un momento anche suo molto particolare, indipendentemente da quello. Sì, non l'ha scritto qualche giorno prima, l'aveva scritto molto tempo prima. Adesso sento la voce di Golinelli che sta. Beh, se vogliamo proseguire la discussione, grazie a Leo che c'è il buffet. Poi è arrivato anche il nostro presidente Nathan, che è di là nella
vicino al presepe. Con quale ruolo? Quindi io direi di proseguire la nostra discussione. Stai andando? Bene, vuoi che taglio? No, no. Sì. Rispondo anche a te rispetto al discorso dei pionieri. Lui insieme ad altre, tu insieme a un piccolo, come dire, gruppo ha fatto qualcosa di pionieristico in Italia. Sì, beh, ho fondato loro hanno Pesce, fondato che no. Allora non c'era nessun gruppo sportivo italiano, okay? E che cosa hai fondato? Scusa, non lo so. Era il primo gruppo sportivo italiano che è il gruppo Pesce di nuoto. Poi dopo qualche anno ho lasciato e sono andati anche altri. Ma hanno continuato ad essere pionieristi facendo anche, creando anche un sito importante in Italia e anche all'estero, che si chiama cinemagay.it, che per noi che siamo dentro, diciamo, è spesso e volentieri fondamentale, perché ogni tanto leggiamo delle cose che non siamo riusciti a sapere su altri, e non solo di cinema, perché poi loro pubblicano anche le notizie più importanti di tutti i giorni. Soprattutto quindi, la famosa lista di film. Con le stelline. C'era in fondo anche noi. Cosa può pubblicare la televisione? Le classifiche hanno sempre dei pro e dei contro. L'Alba Parietti è stata contestatissima. Anch'io posso contestare la mia presenza solo al terzo posto. Ah, è vero. Ma le classifiche sono sempre, hanno sempre quel momento di qualcuno che dice perché quello, perché quell'altro, perché non me. Io sono rimasto sorpreso a vedermi lì. Tu sei quasi sempre presente. Va bene, se qualcuno vuole chiedere qualcosa, possiamo...